Scivola ancora il Catanzaro in casa, si ritrova, sorride e risorge invece la Juve Stabia dopo un inizio di campionato ricco di difficoltà e vince per la prima volta nella sua storia sul campo dei calabresi. Preoccupante anche la seconda prestazione interna delle aquile giallorosse di Massimo D'Urso, che denotano evidenti limiti tecnici, specie in mezzo al campo, e dormite colossali nella retroguardia. Anche questa gara ha espresso tutte le difficoltà della squadra calabrese di dominare l'avversario mettendolo alle corde. Calabresi in campo con il 3-5-2, D'Urso si affida in avanti al tandem Razzitti-Mancuso, Campani senza Nicastro, Maiorano e Bombaggi, organizzati con il classico 4-4-2 con Gomez e Ripa, punte e Belle ed Arcidiacono, frecce esterne. L'inizio dei padroni di casa è intraprendente e promettente. Primo squillo di Mancuso al 20° con Russo pronto ad opporsi. I gialloblu rispondono con Bodo al 25° del 34° e del 27° con Bella, che innesca Ripa, che si presenta tu per tu con Scuffia. Ma nel finale di tempo il Catanzaro si riaccende. È il 46° quando il laterale Bernardi libera il sinistro. Russo respinge corto e Razzitti appoggia in rete il gol del vantaggio, coronando un buon primo tempo della sua squadra. La gioia però non dura molto, in quanto una distrazione difensiva di Priola consente all'esperto Ripa al minuto 52 di battere Scuffia di testa e di firmare il quasi istantaneo pareggio stabiese. A questo punto del match, anziché reagire all'episodio sfavorevole con carattere, il Catanzaro ripiega su se stesso e si disunisce, mostrando le sue fragilità. La difesa sbanda, il centrocampo è confuso, l'attacco resta isolato. Soltanto Agnello continua a lottare con decisione, e così la tenace Juve Stabia, squadra sicuramente più esperta, intuisce le difficoltà ed ingrana. Ciullo colpisce di potere puntare al massimo e mette il turbo rollando un'altra punta, ovvero Gatto. L'arbitro giovane di Grosseto indugia e sorvola su un episodio dubbio in area stabiese su Foresta, che viene anche ammonito. Il tempo scorre e gli ospiti crescono, e dall'85° servono il conto. Gomez scambia con Gatto e fa partire un destro che si impenna e si infila. E questo è il gol partita. Doccia gelata per D'Urso e i suoi, che non hanno la forza di rimontare. La classifica piange, la delusione aumenta ed il pubblico mugugna, e dall'orizzonte spunta la temibile trasferta di Agrigento. In sala stampa il commento dei tecnici D'Urso e Ciullo. Sì, abbiamo preso due gol su due errori nostri, e analizzeremo quello che è successo nello specifico, però sono stati due errori nostri. Di fatto, quando parliamo di errori o elementari o non elementari, sono errori, e per tale motivo vanno poi corretti, però sono errori. È media delle processioni, bisogna vedere quello che si sta facendo come lavoro. Io oggi ho visto una squadra messa in campo con grande cattiveria, con grande determinazione, con delle trame di gioco importanti. Il Catanzaro si è espresso bene, ha creato delle situazioni da gol, ha tirato in porta, cosa che nelle altre partite che abbiamo fatto non si sono verificate. C'è sempre la prima volta, no? Perciò i tabù sono fatti anche per essere sfadati. E questo, questo mi, al di là di tutto, è una partita importante, un risultato importante dove ci dà fiducia nei nostri mezzi, nella stima che deve crescere in noi. Di questo perciò sono contento, al di là del tabù che magari è stato sfadato.